Donato Grande o Grande Donato? Benvenuto, ecco, di nome di fatto. Donato, qualcuno di voi probabilmente si ricorderà di Donato al Festival di Sanremo, addirittura sul palco, perché lui ha incontrato il suo idolo, dico bene, Ibrahimovic, ecco. Giusto, ecco, studiato. Allora, la sua passione, la passione di Donato, che è un altro ragazzo in gambissima che ho avuto il piacere di conoscere, è il pallone, non solo da guardare in TV, ma proprio da giocare. E Donato, con le proprie forze, con le sue forze, ha realizzato anche una squadra, un'associazione, pardon, Oltre Sport, che promuove il Power Chair Football. Adesso non ve lo spiegherò io, ma ve lo spiegherà direttamente Donato, a cui do ufficialmente il benvenuto. Allora, dimmi se vuoi che lo tenga io. Provatelo. Riesci? Proviamo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto anch'io volevo ringraziare il dottor Villanova per l'invito e tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questo evento, che ritengo anch'esso essere raro, perché non è da tutti i giorni vedere un evento che promuove le abilità di persone affette da patologie neuromuscolari gravemente invalidanti. Purtroppo la nostra società è abituata a pensare che persone come noi non siano in grado di affermarsi nella società, ma invece non è così, perché qui abbiamo la testimonianza che ognuno presenti che vive appunto una grave disabilità è stato capace di affermarsi nel lavoro, nello sport, nella vita affettiva e via discorrendo. Appunto ora arrivano le slide. Sì. La realizzazione di un sogno, raccontacelo. Sì, sin da bambino ho avuto il grande desiderio di giocare a calcio, di divertirmi come facevano tutti i miei coetanei, di poter vivere tutte quelle emozioni che soltanto il calcio è in grado di offrire. Gridare di gioia per un gol fatto o gridare di rabbia per un gol sbagliato. E purtroppo per via della patologia appunto che sono affetto, la SMA, questo non mi era possibile. Ed era solo in quel momento, quando vedevo i miei compagni divertirsi, che mi sentivo una persona diversa, una persona disabile, perché mi domandavo sempre perché io non posso vivere queste emozioni. Ma al di là di questo, la mia vita è andata avanti. Ho una laurea triennale in marketing e comunicazione d'azienda, una laurea magistrale in consulenza professionale per le aziende, e ho iniziato dopo la laurea a collaborare con un gruppo di persone che si occupavano di eventi sportivi inclusivi. Io mi occupavo della parte logistica, amministrativa, ma non di quella sportiva, perché le persone che erano presenti, seppur con disabilità, avevano una situazione meno grave della mia, quindi potevano comunque muovere le braccia, le gambe, e quindi io in quel contesto mi sentivo più disabile di quel che sono. Di quel che sono, perché appunto io non potevo praticare sport. Ma poi casualmente ho visualizzato un video su YouTube dove ho scoperto il calcio in carrozzina elettrica. Era quello sport che avevo tanto sognato e desiderato sin da bambino. Io lo sognavo proprio in quel modo, giocare a calcio spingendo la palla con la mia carrozzina elettrica. Qui sei tu quando eri piccolo? No. E da lì mi sono attivato con questo gruppo di persone con la quale collaboravo affinché questo sport arrivasse in Puglia, venisse promosso in Italia, perché quello era solo un video inglese. E da lì è nato proprio un vero movimento che mi ha visto protagonista non solo a giocare, ma soprattutto a promuovere e diffondere questo sport, ad offrire nuove opportunità di vita a tante persone, sia adulti che bambini.
ho partecipato negli anni a tanti convegni portando questo sport a tanti bambini. Qui abbiamo le foto, divertirsi a giocare a calcio, vedere la loro gioia, la loro grinta, i loro occhi. Ho pensato, magari ho realizzato il loro sogno di giocare a calcio, quel sogno che io avevo da bambino, ma che purtroppo in quell'epoca non avevo la possibilità di soddisfare. Insomma, per tutte queste vicissitudini, per questo impegno anche, la federazione mi ha premiato e nel 2021 mi ha dato la possibilità di essere presente in Mondovisione sul palco dell'Ariston, che tutti noi conosciamo, a palleggiare con il mio idolo, con Zlatan Ibrahimovic, con l'obiettivo sempre di diffondere questo sport e abbattere pregiudizi e stupidi stereotipi che purtroppo... Ma eri un po' emozionato o no? Sì, assolutamente, ero molto molto emozionato. Insomma, spero che comunque il messaggio sia arrivato, anche perché tanti genitori di bambini affetti da patologie neuromuscolari mi hanno contattato dopo essere presenti al Festival di Sanremo e mi hanno detto che il loro figlio, il loro bambino e i loro bambini mi hanno visto quella sera, e da quel momento una grande gioia, e in più mi hanno chiesto informazioni per dare la possibilità ai loro bambini di poter giocare a calcio, e vi devo dire che dare a loro gli strumenti, le informazioni per dare la possibilità ai loro figli di fare sport è stato per me ancora una gioia maggiore rispetto a quella di essere salito sul palco dell'Ariston. E tutto questo è stato possibile alla Oltre Sport, che ho fondato insieme a un gruppo di persone nel 2018 in Puglia. Ad oggi è una delle 12 squadre italiane a praticare questo sport innovativo, e siamo stati la prima in Puglia e la seconda a livello nazionale, e ad oggi, grazie al nostro lavoro, esistono 3 squadre in Puglia che praticano questo sport, e ci siamo laureati tra virgolette vice campioni d'Italia nella stagione sportiva 2022-2023, e mi piace presentarvi il gruppo in questa foto scattata a maggio nelle finali di Milano Sabbia d'Oro, dove siamo onorati anche di aver portato Vito, un bambino di soli 11 anni, a disputare la sua prima finale di campionato. Ma cos'è il Power Chair Football? Vi do un assaggio con questo video. Spero parta. Con un invio forse. Intanto che organizziamo anche la proiezione del video, ho visto... Manco c'è. Vai sotto, dovrebbe partire comunque. Nelle vai slide. Sul play, sì. Eccolo. Come avete visto, c'è tanta dinamicità, tanta grinta, tanta passione, ma anche tanto tanto allenamento. Ti chiedevo, ho visto qualche donna, qualche ragazza, quindi si sta aprendo anche alle sì, donne questa disciplina? Assolutamente sì, è uno dei pochi sport di squadra totalmente inclusivi, dove possono giocare insieme sia uomini che donne, sia adulti che bambini. Anche insomma all'età di 5-6 anni possono giocare a calcio, e vi dirò di più, noi abbiamo 3 bambini in squadra e hanno un potenziale fantastico, apprendono i movimenti molto prima rispetto agli adulti ovviamente. Qui qualche cenno storico: il Power Chair Football
Nasce in Francia nel 1978, per poi espandersi un po' in tutto il mondo. Oggi abbiamo movimenti in Stati Uniti d'America, in Europa, nel Nord Europa, nell'Asia, anche negli Emirati Arabi. E in Italia, nonostante comunque sia una nazione calciofila, arriva soltanto nel 2011 come progetto unico su scala nazionale, ma in realtà arriva nel 2017 con il riconoscimento da parte del Comitato Italiano Paralimpico come sport appunto paralimpico a tutti gli effetti, che ha demandato prima alla FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpico Sperimentale, il compito di avviare una sperimentazione, e poi ha demandato alla Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, ex Federazione Italiana di Wheelchair Hockey, altro sport che si pratica in carrozzina elettrica, che dopo vedremo, il compito di promuoverlo, ma anche di realizzare dei veri e propri campionati nazionali. Non abbiamo moltissimo tempo, sì. Però volevo chiederti qualcosa. Se tu dici appunto il Power Chair alleato, uno strumento, un dono per se stessi. Cosa vuoi dire con queste parole? Davvero, quanto aiuta lo sport ad annullare le barriere? Ma soprattutto, cosa ti dà giocare, stare insieme agli altri, la socialità, la socializzazione? Sì, innanzitutto lo sport mi ha dato la possibilità di annullare la mente, nel senso che io sono abituato purtroppo nella quotidianità a utilizzare nel 90% dei casi solo la mente, perché purtroppo non potendo muovere il mio corpo sono abituato a chiedere ai miei familiari, al mio assistente personale di compiere degli atti che io non posso fare. Invece quando gioco a calcio è il corpo che comanda sulla mente. Perché nel momento in cui io devo fare un movimento per colpire la palla, per rubare la palla al mio avversario, per intercettare la palla, eccetera, è un movimento che è istintivo, è la mano sul joystick che comanda sulla mente. E questa è una sensazione bellissima che per persone che vivono insomma questa quotidianità è una nuova esperienza, oltre che a tutti quei benefici psicofisici che lo sport è in grado di offrire: la socializzazione, il rispetto per sé, perché c'è l'adozione di uno stile di vita sano, il rispetto dei propri compagni, del proprio avversario, il mettersi quotidianamente in discussione per migliorare il proprio corpo. Quello che colpisce di Donato è la sua generosità, perché prima dicevi metto a disposizione la mia esperienza e anche la mia motivazione per chi magari è più giovane, per chi vuole avvicinarsi a questa disciplina. Allora, so che forse abbiamo un video perché non abbiamo tanto tempo, però come ci si può avvicinare a questa disciplina? Come ti si può contattare? Allora, innanzitutto esiste una federazione italiana che appunto si occupa in primis a livello nazionale della promozione di questo sport. Io sono il delegato regionale della federazione in Puglia, quindi contattando la federazione si possono avere tutte le informazioni del caso, oppure se si vuole contattare la Oltre Sport sui canali social Facebook, Instagram, YouTube, ci sono tutti i riferimenti. Ho preparato delle slide per spiegare un po' più in tecnico questo sport. Brevemente, è uno sport che si gioca su un campo regolamentare da basket, lungo minimo 25 metri, largo massimo 30 metri. Abbiamo ovviamente due porte come nel calcio, l'obiettivo è quello di fare rete. Si gioca con due squadre dove ci sono quattro giocatori ciascuna, per ciascuna squadra, incluso il portiere. Nelle partite ufficiali vi sono due tempi da 20 minuti ciascuno. Esiste ovviamente un arbitro e un assistente per verificare che venga attuato
trovato un gioco corretto secondo il regolamento che è stato emanato dalla Federazione Mondiale, che è la FIFA, che possiamo paragonare alla FIFA dello sport tradizionale. Le regole sono quelle del calcio tradizionale, eccetto alcune. Innanzitutto non esiste la regola del fuorigioco. La regola fondamentale è che non è ammesso il 2 contro 1, il secondo giocatore avversario deve sempre attenersi a 3 metri dalla palla. Facciamo un po' di informazione su questa disciplina, perché magari prima di questo intervento molti non la conoscevano, quindi certo. E poi tu con la tua associazione davvero fai molta divulgazione, quindi possiamo seguirti tramite i social Oltre Sport. L'associazione, sì, sì, sì. Ecco, avere dei riferimenti attraverso Donato. Attraverso questi segnali l'arbitro può indicare un calcio di punizione diretto e indiretto, una rimessa laterale, un calcio d'angolo, un calcio di rigore, l'applicazione della regola del 2 contro 1 oppure la regola del vantaggio, e in caso diciamo in base alla gravità del fallo una ammonizione o un'espulsione come nel calcio tradizionale. Il calcio di punizione diretto può essere fischiato dall'arbitro quando un giocatore rallenta o tenta di speronare un avversario in modo considerato dall'arbitro incurante, spericolato o usando una forza eccessiva. Qui abbiamo un breve video dove mostra, ecco, la punizione diretta. E invece poi c'è il calcio di punizione indiretto, che viene assegnato dall'arbitro se un giocatore gioca in modo pericoloso o impedisce l'avanzare di un avversario. La differenza della punizione diretta è che per fare gol la palla dopo la battuta deve essere colpita da un giocatore prima di andare in rete. Ecco, insomma, abbiamo capito, sicuramente ne sappiamo adesso un po' di più. E qui c'è preparato proprio il calcio di rigore viene segnato invece se un avversario fa fallo nella propria area di rigore. Il fallo lo dobbiamo intendere quando, ad esempio, invece di prendere la palla nel contrasto prendiamo la carrozzina. Comunque è divertente, no? Un gioco molto, abbastanza molto divertente. Molto divertente. E appunto Powerchair Football è molto di più rispetto a quello che noi abbiamo visto: il divertimento, inclusione, concentrazione, rispetto per sé e per gli avversari, superamento dei propri limiti, educazione a uno stile di vita sano, miglioramento e mantenimento generale della qualità di vita dell'atleta. Sono tanti benefici, come dicevi. E qui abbiamo un video che può dare l'idea di quello che è veramente il Powerchair Football. Abbiamo ovviamente un coach, abbiamo il commisuratore di velocità che verifica che tutte le carrozzine vadano a 10 km orari, perché altrimenti si bara ovviamente. Attenzione alle regole, insomma, come tutti regole, gli sport. Certo. C'è la battuta d'inizio, come nel calcio tradizionale. Abbiamo i tifosi. Ci sono anche loro. Per fortuna che ci sono, che ci danno la carica, la grinta. Dove disputate questi incontri? Allora, in tutta Italia, nei palazzetti sportivi. Questo è un video girato a Roma in un quadrangolare realizzato lo scorso luglio. Quindi ecco, comunque fate molti trasferimenti proprio per le partite. Sì, sì, come diciamo nel calcio tradizionale abbiamo anche un pubblico abbastanza infervorato che ci dà la carica. Beh, ecco, si può fare, non c'è nulla che non si possa fare, questo è un certo, po' il messaggio, come no? Ha detto Luisa, i limiti sono soltanto negli occhi di chi guarda, insomma. Allora, io farei un applauso a Donato. Per vivere. Grazie per l'attenzione. Degna conclusione, lo sport è una scusa per vivere, grazie per la tua forza, il tuo messaggio di vita e anche di incoraggiamento a praticare lo sport, perché lo sport è vita, è così. È vita. Bene, allora continua a rimanere con noi perché adesso ci saranno altre bellissime testimonianze. Grazie ancora a Donato per essere qui con noi.